I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno arrestato il consigliere comunale Gaetano Aronica, 48 anni, eletto nel 2018. Il politico è accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Il provvedimento è stato firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, che ha accolto la richiesta della procura guidata da Luigi Patronaggio. Aronica si trova agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Ha sparato 3 giorni fa in via Grangela all'ex socio in affari, anche lui ex consigliere comunale Pino Caico. Dei 4 colpi esplosi con una pistola calibro 22 detenuta illegalmente, soltanto uno è andato a segno colpendo a un braccio la vittima. Alla base dell'agguato ci sarebbero motivi economici, in particolare la suddivisione delle quote societarie dell'agenzia funebre che fino a poco tempo fa gestivano insieme. Si ravvisa il concreto e attuale pericolo che Gaetano Aronica, ove non adeguatamente contenuto, commetta altri reati delle stesse specie per cui si procede. Lo scrive il GIP di Agrigento Stefano Zammuto nelle 11 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare con cui dispone gli arresti domiciliari del consigliere comunale per il tentato omicidio di un socio in affari di 71 anni. Secondo il giudice, il pericolo è desumibile dalle circostanze e dalle modalità dei fatti addebitatigli, oltre che dall'urgenza e dalla cogenza psicologica che lo agita, essendo in preda a un'autentica ossessione verso i contraddittori, i suoi soci, fratello compreso. Quest'ultimo passaggio è riferito alla elevata conflittualità che ha preceduto la sparatoria tra Aronica, da una parte la vittima e un fratello del consigliere comunale dall'altra, per dissidi legati a questioni societarie, l'agenzia di onoranze funebri di comune appartenenza. Nell'opinione di Aronica, osserva il GIP, infatti vi sarebbe un disegno ordito dai suoi soci per estrometterlo dalla compagine sociale. Era stato poco prima provocato dal suo socio 71enne che si era vantato con lui di essere riuscito a sottrargli pure un magazzino, ma non era sua intenzione ucciderlo, quanto piuttosto quella di spaventarlo. È la lina questa del difensore di Gaetano Aronica, riportata dal GIP di Agrigento nell'ordinanza di custodia cautelare. Una ricostruzione che però non ha convinto il giudice delle indagini preliminari, ritenendo invece che l'indagato abbia posto in essere atti idonei e inequivocabilmente diretti a cagionare la morte del suo socio.